4 luglio Farindola è diventata lo scenario di una gara a scopo benefico, una raccolta fondi per il completamento di nuovi appartamenti per dare ospitalità gratuita ad un numero ancora maggiore di famiglie. L'ACBE infatti accoglie e affianca passo per passo tutti i piccoli pazienti affetti da leucemie e tumori solidi, creando quella che ormai è definita da tutti la grande famiglia, un luogo in cui genitori e bambini vengono accolti e possono vivere per tutto il tempo delle terapie svolte presso l'ospedale civile di Pescara. Una casa alloggio che ricrea le atmosfere calde e avvolgenti di una casa piena di volontari impegnati ad esserci e offrire sostegno, aiuto o semplicemente affetto. Quasi un centinaio di fiammanti, storiche, intramontabili 500, venute da ogni parte d'Abruzzo. Una location incastonata nel parco del Gran Sasso, quasi 200 persone unite da uno scopo importante. E infine, l'associazione che da più di 20 anni accoglie, sostiene e tutela tutte le famiglie che attraversano il difficile percorso della malattia del proprio bambino, l'ACBE. Ad organizzare la manifestazione un gruppo di amici di lunga data, il club dei cinquecentisti Pescara-Abruzzo, che da oltre un decennio si sono mossi e battuti per aiutare l'ACBE a raccogliere fondi per garantire servizi gratuiti a tutte le famiglie impegnate nelle terapie dei propri bimbi. Un esercito di cuori generosi che si sente parte attiva di questa causa. Protagonista della giornata lo splendido comune di Farindola, che da ormai 11 anni ha messo a disposizione dell'associazione un ostello in cui far alloggiare gratuitamente le famiglie e i piccoli pazienti al termine della terapia in ospedale, così da poter immergersi in uno scenario naturale magico e lontano dai ricordi delle mura di un ospedale. Per l'ACBE Farindola è sempre un luogo di grande accoglienza e tantissimi sono gli eventi. Oggi un altro evento organizzato per sostenere tutte le attività e i servizi dell'ACBE. Quali sono i protagonisti? Sì, una bellissima giornata all'insegna della solidarietà e dell'amicizia, direi in questo caso. E il Club Cinquecentisti, presieduto dall'amico Pennese, oggi ha organizzato questa bellissima manifestazione in questo posto dove noi praticamente siamo di casa. Qui gestiamo un ostello da più di 10 anni e questa è casa nostra. E ogni qualvolta abbiamo la possibilità, noi veniamo di corsa in questo bellissimo borgo. L'ACBE può garantire alle famiglie degli alloggi gratuiti, un reparto con tutti i servizi dedicati ai bambini e alle famiglie, così anche un day hospital, ma c'è un altro traguardo importante ed ecco perché questa raccolta fondi.
Sì, questa oggi è una giornata proprio per questo. Io chiamo ultimo miglio, noi stiamo completando l'ultima casa, altri 5 appartamenti a disposizione delle famiglie, delle nostre famiglie. E io mi auguro che non siano mai occupati, però siamo, come dico, stiamo arrivando, ce la facciamo, ancora un piccolo sforzo e sicuramente regaliamo alla città di Pescara, all'ospedale di Pescara, un altro bellissimo, un altro gioiellino, direi. Una giornata di festa oltre a quella della gara, quindi come verrà strutturata, le tappe quali sono? Le tappe sono una giornata di spensieratezza, di amicizia. Adesso abbiamo fatto questa breve gara di regolarità. Prima ci siamo concessi un bellissimo aperitivo, naturalmente col formaggio di Farindole. Adesso il tutto terminerà con un bel pranzo insieme a tutti i nostri amici cinquecentisti e tutta la cittadina di Farindola. Rapporto di lunga data quello con l'Agbe da parte del Club delle 500. In questa giornata sono tanti club venuti da tutto l'Abruzzo, e tantissime le vetture. E questa giornata per voi cosa rappresenta? Per noi è una giornata di solidarietà da parte nostra, dei cinquecentisti Abruzzo, in merito all'Agbe, che facciamo di solito la nostra solidarietà annualmente per poter raggiungere lo scopo che stiamo cercando di realizzare. Quanti sono gli iscritti di questa gara? Gli iscritti in questa gara ne siamo su una ottantina di auto e penso che saremo 130-140 equipaggi. E come funziona? Qual era l'obiettivo? La gara era di regolarità e come è stato fatto il tracciato? Gara di regolarità, abbiamo fatto il nostro tracciato partendo dalla spiaggetta fino ad arrivare sopra il paese con la regolarità, nel senso di mantenere, di rispettare il codice stradale. In questa occasione poi abbiamo anche detto quali sono tutti i risultati raggiunti dall'Agbe. Voi che siete lì da tanti anni avete visto tutto quello che è stato realizzato anche grazie al vostro aiuto. L'ultimo obiettivo è una nuova casa. Sì, stiamo realizzando una nuova casa, ci troviamo a buon punto, ringraziando tutte le persone che ci sono vicine e ci sostengono. Tutti i club venivano da zone diverse, c'è anche qualcuno che è venuto da fuori regione, per nominarle alcuni, quali erano tutti i comuni interessati? Allora, il club più lontano sono due equipaggi, sono due macchine con 4 persone, vengono da Ururi, provincia di Isernia. Gli altri club sono tutti dell'Abruzzo, quindi parliamo di noi di Pescara, poi ci sta Cepagat, Città Sant'Angelo, Roseto, Tortoreto. Piazza centrale del comune di Farindola, qui sorge il comune, qui c'è tutto il borgo antico, alle nostre spalle c'è la Valle d'Angri, vicino a quella Casa Rossa sorge proprio l'ostello dell'Agbe, una struttura data gratuitamente in uso alle famiglie, può ospitare 21 persone, sono 5 camerate e all'interno di questa struttura vanno i bambini per quella che viene considerata la deospedalizzazione al termine delle lunghe terapie in ospedale. Thank you.
Una giornata dedicata alla solidarietà. Farindola, come sempre, si dimostra molto attiva in queste cause. Questa è una giornata in cui diversi club di 500 fanno una manifestazione per raccogliere fondi per l'AGBE, e il comune di Farindola da tantissimi anni è la promotrice. Giornata straordinaria, ringraziamo l'AGBE che da sempre manifesta il... che da sempre attiva sul sociale, sul nostro territorio, e dà veramente un sorriso alle persone che soffrono e che sono in difficoltà. E noi siamo orgogliosi di accogliere in questa bellissima giornata di festa, che viene anche in concomitanza con un altro evento che è quello della Croce Rossa Italiana, anch'essa volta al sociale, anch'essa volta alla raccolta fondi, e anch'essa svolta in questo contesto straordinario che è quello di Farindola. Sono stati tantissimi gli eventi, ma anche i servizi offerti all'AGBE, c'è un ostello offerto alle famiglie e poi tante manifestazioni. Com'è nata questa alleanza? Alleanza all'insegna della solidarietà, all'insegna del buonsenso, perché il nostro comune ha affidato l'ostello della gioventù all'AGBE già da diversi anni, e poi negli anni si è rafforzata questo patto sociale con persone straordinarie, e tantissimi genitori che vivono momenti di difficoltà possono trovare sollievo in questi contesti straordinariamente belli dal punto di vista naturalistico e sociale. Parlando di naturalistico, il Parco Nazionale, tantissime sono le attrazioni, è anche una città molto viva, quindi si unisce anche un turismo che in qualche modo è sicuro in questa situazione particolare. Assolutamente, ritorno all'interno e ritorno ad apprezzare un turismo fatto di esperienze, quindi si torna all'essenzialità proprio della natura, gustando prodotti tipici straordinari, quelli pecorino, gli arrosticini e tutte le nostre eccellenze culinarie, fatto in un contesto in cui c'è pochissimo inquinamento, in cui c'è la possibilità di vivere giornata spensierata all'aria aperta, farlo in maniera covid free, ma speriamo che si vada oltre il periodo covid e si torni ad apprezzare quella che è l'essenza delle nostre bellezze. Vi ringrazio immensamente, non ci aspettavamo tutte queste persone. Grazie perché avete capito il messaggio, la solidarietà. Noi ci occupiamo di bambini con problemi di leucemie, linfomi e quant'altro. Ma è una bellissima giornata, non vi voglio rattristare. Quindi se avete un po' di disagio, qualche cosa, o per oggi lasciatelo scorrere. Va bene così. Grazie Presidente, e grazie a Roberto Pennese, perché qualche settimana fa ipotizzavamo questo evento, ma sinceramente non mi aspettavo questo straordinario risultato, quindi veramente con piacere e con orgoglio che vi do benvenuti a Farindola, e che sono contento che insieme possiamo passare questa giornata di festa. Manifesta la sua sensibilità verso il nostro territorio, e soprattutto verso quelle persone che, specie quando si tratta del sorriso dei bambini, mettono il cuore e mettono davanti a tutto la felicità dei propri cari. Quindi mi vedete qui con mio figlio, e penso che ciascun genitore possa capire quanto sia importante il sorriso di ogni figlio. Quindi a loro vanno il nostro sorriso. Se sono felici loro, siamo felici anche noi, e quindi la parola passa al maestro per la sua musica. Partire quando Pescara dorme ancora, vederla sonnecchiare.